Ben ritrovati all'appuntamento con Podcast. È un volto davvero noto del panorama della TV, il protagonista della puntata di oggi, un moderno esploratore che ha girato il mondo partendo da Bassano. Parliamo di Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom su Italia 1, che ha fatto tappa nei giorni scorsi a Pozzoleone per la Fiera di San Valentino, dove ha presentato il suo ultimo libro. Il titolo è La storia alternativa del mondo, un viaggio pieno di sorprese nel cammino dell'uomo, dalle piramidi ai giorni nostri. Il viaggio di Roberto Giacobbo invece è idealmente partito proprio da Bassano, la città di origine del papà e prima ancora del nonno, una città legata a tanti ricordi della sua infanzia, molti gli aneddoti che ha raccontato in un incontro in cui Roberto Giacobbo ha dato sfoggio delle sue conoscenze, ma anche di una grande ironia, come nel video girato per lanciare la nuova edizione del suo fortunato programma. Guardiamolo assieme e poi ascoltiamo l'intervista. Avanti, avanti! Prego, si accomodi. Sì. Va bene, domani. Grazie, grazie molto. Grazie, grazie e buonasera. Arrivederci. Si accomodi. Buonasera. È per me? Apro. Lui. Ma lei lo sa che sono secoli che lo stanno cercando e lei oggi lo ha portato qui? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Eccolo qua. Ci finiamo il servizio da 12. Guarda che lì è facile farlo, eh? Questo ce n'è uno solo, eh? Roberto Giacobbo a Pozzoleone per presentare la sua storia alternativa del mondo, ma la storia personale di Roberto Giacobbo affonda le sue radici proprio in questo territorio. Sì, sì, io quando torno qui torno a casa. Torno a casa perché mio papà è di Bassano, mio nonno è di Bassano, mia nonna era a Bassano e io venivo qua sia quando ero bambino sia ai tempi della scuola e poi quando mia nonna è mancata a metà degli anni 70 ho diradato le mie presenze, però insomma quando vengo qua si torna a casa. Ho quattro nonni, una nonna di vicino Bari, una nonna romana, un nonno di Bassano del Grappa e una tedesca. Quello di Bassano del Grappa e quella tedesca si sono sposati a Bassano e hanno messo al mondo tre bambini, il più piccolo è mio padre e da quella famiglia sono nato io. Mio nonno, ne parlavo proprio oggi, era un capitano penna bianca degli alpini che per un gesto che io considero eroico, fatto il 9 settembre quando ormai dopo l'abbandono delle forze armate che era venuto l'8 settembre, il giorno prima, decise di fatto di salvare 300 ragazzi dalla sua caserma, lui era responsabile della caserma, e disse lo tengo io il posto, voi andate dai vostri cari. E lui a casa aveva tre bambini, mio padre aveva 8 anni, e arrivarono i tedeschi e se lo portarono via. E lui aveva 47 anni, non era così grande, per me era il mio nonno, però io mi sono accorto, ho fatto mente locale della sua data di nascita quando ho visto l'abito al cimitero di Bassano, dove lui è nella fotografia vestito d'alpino. Che ricordi porta nel cuore in particolare di Bassano e del suo territorio? Solo cose belle. Mi piace, ho tanti amici, ho ancora dei cugini che sono qui e poi i luoghi, sapete, i luoghi dell'infanzia hanno un fascino, una poesia, un ricordo che li fa diventare più grandi, più importanti,
più belli, e Bassano è proprio bella. Luoghi che ha riscoperto anche nelle sue trasmissioni televisive. Sì, sono venuto qua già un paio di volte, ho raccontato sia Ezzelino e poi ho fatto un racconto sul Grappa, sul Monte Grappa, che mi ha molto commosso. Abbiamo trovato una giornata unica, ricordo che il capitano degli alpini che ci aspettava su, era una giornata fredda con un cielo azzurrissimo, da in cima si vedeva Venezia, era limpido, ha detto: io sono qui da 4 anni e una giornata così non era mai capitata, e non c'era nessuno perché il giorno prima era brutto tempo e il giorno dopo è tornato brutto tempo, quindi nessuno aveva problemi, ma ne parlerò anche nei prossimi. Questo è il 20° libro che faccio in 20 anni, 11 dei quali best seller, quindi ringrazio tutti voi che mi avete seguito e che mi seguite, e spero di continuare a raccontare con stupore questo mondo che è fantastico. Cosa racconta questo libro in particolare? Racconta la storia alternativa del mondo. Tante cose sono successe, ma a parità di risultato forse sono andate in maniera diversa. E leggendo questo libro si scoprono tante cose. È un libro che segue la linea del tempo. Aprendo ogni pagina, anche a caso, capisci in quale momento sei. E mi ricordo, Costanzo mi chiama e dice: Roberto, ieri al Costanzo Show apriamo con te. Persona squisita, Costanzo, parli i primi 4 minuti di questa cosa dell'Egitto che sta spopolando, ragazzi che si facevano fotocopie a scuola, cioè un libro, capito? Non un sito, non c'era uno smartphone, se no non sarei mai uscito fuori perché non ce l'avrei fatta a superare lo smartphone, ma dato che non c'era, c'erano i libri, e allora io comincio a parlare, come sto parlando con voi, della passione che avevo per l'Egitto, delle piramidi e così via. E si chiamava Il segreto di Cheope, vi ho accennato due passaggi, no, sulla piramide, era tutto così. E allora mi fa, dopo 4 minuti, io ho lavorato per tanti anni a RDS, 14 anni, e facevo un programma ma scrivevo anche le pubblicità, e sapevo quanto duravano 30 secondi, sapevo quanto durasse un minuto, e io a 4 minuti esatti, mancavano 2 secondi, mi sono fermato, lui mi si avvicina e fa: e poi? Faccio: vado avanti, ti. E sono andato avanti per 22 minuti, grazie a lui, lo ringrazio ancora, gli ho mandato una lettera qualche tempo fa proprio per dirgli quanto gli sono affezionato, e ho parlato per 22 minuti a Costanzo Show della mia passione dell'Egitto. In quel momento era un libro sull'Egitto, dell'inizio, no? Perché poi tutto è iniziato da lì. E dopo 2 giorni mi telefona il direttore di Tele Monte Carlo, che da lì a poco sarebbe diventata la 7, e mi fa: guardi, io l'ho vista da Costanzo 2 sere fa, noi non abbiamo un programma di informazione scientifica, un programma sull'archeologia, vorremmo che lo facesse lei. Io da autore ho detto: buona idea, chi lo presenta? Io ero autore. Mi fa: forse ci siamo capiti, lei se lo scrive e se lo presenta. Perché ho visto lei da Costanzo, non riuscivo a cambiare, allora mi piace sentire lei. E sono diventato così conduttore, non me la sono nemmeno cercata, provate a pensare la follia. E da lì ho cominciato, e la prima puntata è andata in onda il 19/9/1999. Sono passati 24 anni, in 24 anni non abbiamo saltato neanche una stagione, neanche un anno, anzi più volte, alcune volte abbiamo fatto 2 se non 3 edizioni nello stesso anno, e prima sulla 7, poi sulla Rai, adesso su Mediaset e su Focus, senza mai interrompersi. Penso sia un record, 24 anni di un programma su tutti i 3 principali network nazionali senza interruzioni. Che rimane da visitare, Roberto Giacobbo? Tanti. Prossimo? È un segreto. Una volta stavo in America, e voi dovete, stavo alle Bermuda, e non stavo per fare il bagno, ma stavo per passare in una zona chiamata Triangolo delle Bermuda, e lì gli aerei sono scomparsi volando a una certa altezza in una certa zona. Ho fatto una telefonata dall'elicottero a mia moglie, ho detto: sto per andare nel luogo dove sono caduti gli aerei e ti chiamo adesso perché dopo non prende per un paio d'ore. Non mi senti, cercate la linea. Con mia moglie così: dov'è? È al Triangolo delle Bermuda, è caduta la linea. E lei ha passato 2 ore brutte, lo so, però è tale
il desiderio, cioè io ho mia mamma che ogni tanto vede il programma, mi chiama e fa: oh, stai bene? Sì, guarda che hai registrato, mamma, se fosse successo qualcosa te l'avrebbero detto. Non è che ti tengono segreto un mese la notizia che io non ci sto più, insomma, no? E quindi no, ti ho sentito, sto più tranquilla, ma mi hai sentito anche ieri, cioè. E quindi ecco, è un lavoro particolare. Una volta ho detto a dei ragazzi, fa: ma tu nella vita praticamente fai Indiana Jones. Beh, Indiana Jones se la cava con 2 ore di film, a me non mi passa in 2 ore, insomma. E poi dico, e poi dei bambini piccoli è stato bellissimo, perché mi sei vicino a un ragazzino, un bambino, Lorenzo: ma tu fai Scooby-Doo. In effetti sono più Scooby-Doo che Indiana Jones, se vuoi vedere.